fosse nominato ministro, ha detto: le intercettazioni costano troppo. Le intercettazioni costano, questo telefono, per mettere sotto controllo questo telefono costa 3 euro al giorno, quindi non mi pare un grande costo, 2 caffè. Poi dice, poi a dicembre dello stesso anno, firma un listino prezzi sulle intercettazioni. È un listino prezzi che abbiamo fatto noi a Catanzaro. Poi è stato utilizzato, abbattendo i costi intorno al 30-35%. Poi questo listino è stato utilizzato da altre procure, come ad esempio quella di Napoli, come ad esempio quella di Salerno, come ad esempio quella di Milano. Poi si sono adeguati un po' tutte le procure d'Italia. E poi il Ministero ha detto: ok, questo listino ci va, questo è il nostro listino, da ora in poi tutte le procure, da Siracusa, da Aosta, utilizzeranno questo listino. Bene. 2 settimane dopo, quindi a gennaio, il ministro va in Parlamento e dice che le intercettazioni costano troppo. Ma scusa, se il 15 dicembre avete firmato il nuovo listino, poi com'è che a gennaio costa troppo? Non si firmava il listino se non vi convinceva, no? Poi dice: ma i mafiosi non parlano al telefono. I mafiosi, bisogna tornare ai pedinamenti. Allora, certo, il ministro ha ragione che i mafiosi non parlano al telefono se lui o chi per lui possono pensare di poter intercettare una telefonata di questo tipo. Cara, stasera non torno a casa perché devo andare a ammazzare a tizio. Certo, questa telefonata non credo che la sentiremo mai, però posso sentire un mafioso che dice, che chiama il tecnico comunale e gli ci vediamo al bar. Per me quella è un'intercettazione importante, per chi capisce, per chi conosce, per chi nella vita ha fatto indagini di mafia. Poi dice: si fanno le intercettazioni a strascico, cioè come la pesca a strascico. È un'espressione che usano gli avvocati ad colorandum in una ring difensiva, ma chi ha lavorato, chi lavora, chi fa il pubblico ministero, chi fa il giudice, chi fa l'investigatore, sa che non si fanno le intercettazioni a strascico. Per diversi motivi. Intanto noi abbiamo tale e tante di quelle carenze di organico nei reparti operativi, luoghi operativi, le squadre mobili. Figuratevi se andiamo ad ascoltare la gente dove pensiamo che non esce nulla dal punto di vista investigativo. Ma poi intanto gli investigatori chiedono alla procura e la procura chiede al giudice, il giudice mette un decreto di intercettazione telefonica. Non è che io mi alzo e dico: sai che c'è la prima fila, la seconda fila, la terza fila, voglio intercettare. Non funziona così. E sono battute, sono discorsi da bar dettate dall'ignoranza. Pensate che abbiamo tanto poco personale che noi spesso le intercettazioni la polizia giudiziaria li trascrive dopo 20 giorni. Quindi figuratevi se abbiamo tempo di andare ad ascoltare cose che non riguardano l'indagine o attinenti al fatto. Poi cos'altro dice? Ma ovviamente le indagini, le intercettazioni che riguardano la mafia e il terrorismo non saranno toccate, ci ha rassicurato il ministro. E io gli credo, gli voglio credere. Però il ministro non parla di cosa intende fare, di cosa intendono fare sulle intercettazioni che riguardano la pubblica amministrazione. Perché noi vediamo che statisticamente, man mano che passano gli anni e quindi man mano che si abbassa il livello morale ed etico nel mondo occidentale e in particolare in Italia, noi vediamo sempre più dal punto di vista numerico, nell'indagine di mafia, vediamo sempre più
indagati, politici, mondo delle professioni, forze dell'ordine e qualche magistrato. Ed allora, se questo è il trend, se sempre più abbiamo soggetti che magari 20 anni fa, 30 anni fa erano un'eccezione, oggi diventa una costante, che si è abbassato il livello moralo-etico. Oggi sempre più nei ristoranti della riviera, della costa, vedete delle tavolate dove c'è il professionista, dove c'è il mafioso, dove c'è il politico, dove c'è l'amministratore, anche qualcuno delle forze dell'ordine, seduti là a mangiare. Quindi c'è meno rossore, meno vergogna. E allora, se il trend è questo, se numericamente sempre più troviamo persone nelle indagini che si rapportano, che si relazionano col potere mafioso, allora tu mi devi dare gli stessi strumenti normativi e tecnologici per poter contrastare le mafie. Se è vero come è vero che sempre più non c'è indagine di mafia che noi abbiamo fatto, dove non troviamo il mondo delle professioni, non voglio elencarle perché sennò poi incominciamo a fare il vittimismo, ma andatevi a leggere il giornale, andate a leggervi i nomi delle persone interessate da ordinanza di custodia cautelare o condannate in primo grado o condannate in appello, quanti professionisti ci sono là dentro, o anche uomini delle forze dell'ordine, o anche qualche magistrato. Facciamo, ci mettiamo a disquisire se il Trojan può essere utilizzato per i reati di corruzione o di concussione? E perché questo riguardo nei confronti di persone che hanno già uno stipendio, che hanno già l'indipendenza economica, e è solo per ingordigia che rubano, non per bisogno? E quindi che facciamo? Queste persone che per ingordigia commettono reati, dobbiamo dargli un occhio di riguardo e non potergli mettere il Trojan perché violiamo la sua privacy. Ma la privacy di che? Che questi ci hanno portato ad essere sempre più l'Africa del Nord, non solo le mafie intese in senso stretto. Ma adesso, per completare questo punto, mi consente solo un minuto, vorrei dirvi qual è la situazione di oggi con riferimento alle intercettazioni. Lo ripeto ogni sera questo esempio, e anche in televisione quando capita, perché voglio che tutti sappiate, soprattutto quando poi andrete, vi capiterà quest'estate di incontrare qualche parlamentare in qualche lido, tornati dalle fatiche romane, li incontrerete, e allora fategli questo esempio, ripetetegli questo esempio che vi sto facendo io. Allora, questo pezzo di cortile è un negozio di elettrodomestici, è un negozio di computer. Il proprietario del negozio, oltre a vendere computer, vende anche droga, vende anche cocaina. Stasera c'è una festa giù al mare, in una villa c'è una festa. Il proprietario della villa va nel negozio per comprare 100 grammi di cocaina, che deve accogliere bene gli invitati. Siccome amico e cliente e amico, mentre parla racconta di una corruzione di 200.000 euro. Quindi, siccome in quel negozio c'era una microspia che è stata autorizzata dal giudice, le forze dell'ordine hanno messo questa microspia nel negozio e hanno registrato la confessione di questo soggetto, che oltre ad andare a comprare 100 grammi di cocaina ha parlato di una corruzione di 200.000 euro. Quindi è la sua voce registrata in una
intercettazione che è stata legittimamente autorizzata dal giudice, d'accordo? Col sistema attuale, col sistema giudiziario attuale, io questa intercettazione non la posso utilizzare. Non vi sembra uno scandalo? Non vi sembra un sistema che garantisce i colletti bianchi? Perché questo tipo di reati, corruzione, concussione, lo possono fare solo gente che ha già un lavoro nella pubblica amministrazione. Che può essere un segretario comunale, un tecnico comunale, può essere un alto funzionario. State ancora concentrati un altro minuto e mezzo. Dopo mezz'ora entra un ragazzo, entra un tossicodipendente, che deve comprare 5 dosi, che stasera venderà sotto il lungomare di Soverato. 5 dosi, perché lui vende 4 e una è la sua dose gratis. Entra nel negozio con una bottiglia di vino, con una bottiglia di whisky. Il proprietario del negozio dice: ma sta bottiglia dove l'hai presa? E lui dice: ma l'ho rubata qua al supermercato qua vicino. Allora io questa intercettazione, dove lui confessa che ha rubato una bottiglia di whisky, io la posso utilizzare e ho l'obbligo di incriminarlo, non ho la facoltà, l'obbligatorio dell'azione penale. Quindi io l'intercettazione per il tossico che ha rubato una bottiglia di whisky io la posso utilizzare, perché c'è la flagranza del reato. Per il pubblico amministratore che ha preso una mazzetta di 200.000 euro io non la posso utilizzare, perché per quel reato non c'è la possibilità dell'arresto in flagranza. E allora questo mi pare che è un sistema che a chiunque dà fastidio, cioè questa non mi pare possiamo parlare di giustizia, perché stiamo parlando di prove legittimamente acquisite. E allora dite ai vostri amici politici, se hanno a cuore l'Italia, di fare questa piccola modifica. Gliela posso scrivere io in 20 minuti, questa piccola modifica per consentire anche l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali per altro reato, perché quella microspia era lì per il reato di estorsione dei liquidi da traffico stupefacente, e mentre lui in quel momento confessa una corruzione. E allora perché queste sono le riforme che servono per arginare il fenomeno mafioso, il malaffare, la corruzione, non le inutili riforme che si stanno facendo dalla Cartabia ad oggi, che sono servite e servono solo a rallentare il processo, a non tutelare le parti offese. Penso soprattutto quando si dice che per deflazionare il carico di lavoro dei tribunali, per dimostrare che siamo virtuosi all'Europa, abbiamo detto che ci vuole la denuncia per poter procedere. Allora voi immaginate una vecchietta di 80 anni che ha subito una truffa, il truffatore, che abita a due palazzine a fianco, sa che la signora non fa la denuncia e lui non può essere perseguito se la signora non fa la denuncia, perché è a querela di parte. Quindi noi esponiamo una vecchietta che ha lavorato una vita, si deve godere la pensione, deve stare con la paura e col dilemma. Cioè lo Stato dice a questa signora: se vuoi che si faccia il processo e che si proceda nei confronti del tuo truffatore, devi fare la denuncia. Allora a me pare che tutte queste riforme, sto andando anche un po' a volo d'uccello, mi assicuro che io potrei parlare una settimana di come le riforme che sono state fatte in questi anni hanno solo rallentato il sistema giudiziario italiano, reso più difficile l'acquisizione della prova e quindi poi alla fine la tutela della collettività e quindi poi la democrazia e la libertà. Viene in mente un po' un ragionamento che avevamo fatto 2 anni fa, parlavamo del libro Complice, lei diciamo suggerisce e propone. Ma io ovviamente non sono un politico, io non ho la bravura e la capacità che hanno i politici di poter dare ricette. Io non do ricette, io nel mio settore
dopo una vita, dopo decenni trascorsi, per cercare di fare bene questo lavoro, arrivo a queste conclusioni, ma io non sono un economista, non ho l'idea di cosa certo. Cosa vi posso dire? Che noi in questo momento avremmo bisogno di tante cose. Io cerco di non rispondere a delle domande perché non vorrei dare delle risposte politiche, però io dico, quando si parla, prima di parlare di autonomia differenziata, io penso che la Calabria, la Basilicata, la Sicilia, la Sardegna avrebbero bisogno delle stesse infrastrutture che ci sono in Veneto, in Piemonte, in Lombardia e in Emilia-Romagna. Cioè, è una scelta politica, decidete voi come volete, se vi piace o non vi piace l'autonomia differenziata, ci mancherebbe, siamo in democrazia, chi ha più voti governa, però vorrei partire, se noi dobbiamo fare una gara e dobbiamo partire tutti dall'inizio di questo tappeto rosso, non è che uno parte da qui e quello di Padova parte 10 metri avanti, è ovvio che non arriverò mai. Io non voglio fare vittimismo per il Sud, perché grandissima responsabilità ce l'abbiamo noi, ma soprattutto chi ci ha rappresentato nel corso di questi decenni, perché non ha pensato, non ha programmato. Quindi, però io non posso oggi partire con l'autonomia differenziata domani mattina, se io ancora ho la Reggio Calabria-Taranto una monorotaia a gasolio. Io non posso andare da nessuna parte, io non posso essere competitivo. Se io non ho un aeroporto.